Buonasera, amici miei. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato oggi da Primark. Un mondo no, però quasi. Meglio che me ne sono andata via perché sinceramente mi stavo prendendo veramente il mondo. Bustone comunque. Eccolo qui, mega bustone. E allora, vi faccio vedere subito cosa ho preso a mamma. Allora, a mamma ho preso questa. È praticamente una maglia da pigiama con mini e topolino, è bellissima. Poi soprattutto, vabbè, si avvicina anche San Valentino, quindi bellino anche da regalare con la scritta dietro. E questa è pagata 11 euro, veramente veramente bella. La prossima volta me la prendo anche io, faccio il regalo di San Valentino da sola. Poi per la mia polpetta, il mio bimbo, ho preso questa 2,50 euro, bellissima, arancione. Poi, per l'amore mio, cioè nel senso, per l'amor mio, Stitch, non potevano mancare Stitch in casa. E ho preso questo pigiama, quindi solo il pantalone, purtroppo non sono riuscita a trovare la maglia singola, e spero di trovarla al più presto. Questo l'ho pagato 11 euro. Poi 3 paia di calzini sempre di Stitch, guardate che belli che sono. Questi pagati 4 euro. Infradito di Stitch. Potevi non prendere anche abbinato qualcosa al pigiama? Queste poi le metto subito. E queste le ho pagate 4,50 euro. Guardate che belline sono. Belline, quando brillantini sono stupende. Poi, per essere sempre in tema Stitch, ho preso questo mini portafoglio che vabbè, è piccolino, però vabbè, lo uso per le cosine proprio piccole, neanche come portamonete perché insomma non ci stanno, però le uso magari per mettere le carte dentro, in modo che sai che il portafoglio non rimane troppo gonfio, che pesa. Però l'ho preso perché è troppo bello e carino, e questo qui l'ho pagato 7 euro. Poi ho preso questo per mettere i dischetti struccanti, pagato 3,50 euro. Due maschere per il viso, ho preso questa al melone, 1,30 euro l'una. E questa qui all'alga marina. Ce n'erano di diversi tipi, però piano piano poi le provo tutte. Mamma. Poi ho preso i guanti esfolianti, questi qui, 1,80 euro, sia bianco che rosa, bellissimi. Poi ho preso le beauty blenders con l'apposito così, non so, ma per mettere dentro, va. Ok. Queste pagate 3,50 euro. Le apro così ve le faccio vedere subito. Allora. Carine. Che belle. Bellissime. Sono bellissime. C'è la faccia di Minnie. Guardate. C'è la faccia di Minnie. No, sono troppo belle, secondo me, anche da usare. Guardate. Guardate che belle, sono simpaticissime. E poi c'è praticamente il porta spugnette, sempre fatto praticamente con i mini, insomma. Guardate che belline. Le metti qua dentro, si mettono qua dentro, poi si chiude. E quindi queste sono comode anche nel senso da portare, magari si deve andare in viaggio o via. Sono bellissime. Poi, ultime tre cosine, Stitch, sempre, mi siedo, Stitch, come sempre, non potevano mancare Stitch. Allora, io adoro tutto Disney, ok? Però vabbè, ormai è uscita la moda di Stitch, quindi questa è quella di Angel, e questo è quello per metterlo dietro il telefono, carinissimo. Poi, visto che questo l'avevo già preso per me, l'ho preso anche mia mamma perché giustamente lei è gelosa, e quindi questo ho pagato 1,50 euro, e questo qui, se non ve l'ho detto, l'ho pagato 3 euro.
È che te, cioè, non volevi non prendere anche quello di Stitch? 1,50 euro. Scusa, dico io. Quando non c'è Minnie, c'è Stitch. Quindi, guardate che bello. Guardate che carino con la scritta Angel. Bellissimo. Quindi, diciamo che per questo super primo, diciamo proprio super acquisto Primark, sono molto contenta. Ovviamente, essendo che ci lavoro vicino, penso che ogni tanto andrò a recuperare qualcosina, se c'è qualcosa di nuovo, e comunque qualcosina devo ancora prendere. L'unica cosa è che devo andare con i soldi contati, non devo andare con il portafoglio pieno, niente carte, perché sennò veramente mi prendo tutto il negozio. Quindi, vabbè, a parte questo, scusate la mia faccia, ma sono abbastanza stanca. E niente, quindi poi vabbè. Regalino che mi sono praticamente fatta io sempre da sola, ho preso praticamente ieri lo smartwatch, dove ovviamente si vedono tutte le notifiche che uno riceve, sia le chiamate, si può anche rispondere alle chiamate, e vedi solo le notifiche dei messaggi, WhatsApp, messaggi Instagram, insomma Facebook, poi insomma uno decide che cosa attivare e cosa no. Io ho attivato solo quelle più importanti, perché se no ogni volta vibra, quindi non mi sembra a caso. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo. Un bacione a tutti!